19 anni, lo squadrato montato da solo in 19 anni, e lui ti disse che non poteva fare il sito con te perché eri troppo competente. Io stavo cercando uno interno per fare, e tu eri troppo competente. Senti, quella cambiarmi la lente colorata, farla azzurra. Senti, Nino, azzurro anche quel giallo. Paolo, ma secondo te, da una base superficiale, il fatto che siamo in un esercizio arancione, arancione, mi piace quell'arancio tipo tiro a spietta. Il fatto che siamo in un esercizio commerciale, non mio, non è la mia attività, e alle 11.30 di venerdì, due clienti su due, casualmente, amici miei, uno mi ha fatto un sito, uno ieri sera che ti assomiglia mi ha detto: ma tu sta amico tuo che fai io te, stiamo comprando degli occhiali in questo momento. Ma sai, voglio dire, questo, ma questo secondo è destino, te è casuale? È destino degli opinion leader, dire. No, ma nel senso, vedi, quindi l'azienda Luca Ottico è un'azienda che andrebbe avanti da sola, o ha avuto lo magari... Lo sai che il giornalaio De Fiorello pare che vende come un fiore da mignotta, no? Certo, già. pure. Quindi devo dire... Fiorello mica ti ha detto non gli rompe il cazzo la mattina e sera al giornalaio, capito? Quindi io, se ho capito bene, già rompo il CAXXO. E quindi, o che non faccia più video parlando di giallo, o che mi faccia anche uno contro, per lui non è un problema, no? Se coordinato, c'ha la voglia. E guarda, fammene due allora. La riconoscenza, così, caro Nino, è un valore. È uno blu, azzurro. Curina, mi perdoni, la riconoscenza secondo lei è un valore? Assolutamente sì. Certo, e io la ringrazio di questo. Beh, io... E secondo te sto male? L'esercizio commerciale a breve forse chiuderà la vita.